unica figlia del vicepresidente degli Stati Uniti Aaron Burr, Theodosia Burr fu istruita fin dalla giovane età a distinguersi dalle altre donne dell'alta società. Nel 1801 Theodosia fu data in sposa a Joseph Elson, un ricco proprietario terriero e futuro governatore del South Carolina. Ovviamente la loro era un'unione di puro interesse economico e politico, quindi non fu un matrimonio felice. Dopo essersi trasferita nel South Carolina, Theodosia ebbe un figlio. Il piccolo però morì quasi subito, provocando nella donna una profonda depressione che peggiorò la sua già cagionevole salute. Il marito, vedendola in quello stato, le propose un viaggio per distrarsi e scacciare dalla mente tutti i problemi che la avevano coinvolta fino ad allora. Il 31 dicembre 1812, Theodosia salì a bordo della Patriot a Georgetown. Quella fu l'ultima volta che fu vista. La nave Patriot, infatti, scomparve tra le acque del South Carolina. Ancora oggi ci sono diverse ipotesi su cosa sia potuto succedere. C'è chi dice che sia stata affondata dagli inglesi, c'è chi pensa che sia stata sequestrata da un gruppo di pirati conosciuti come i banchieri Carolina e chi pensa che sia affondata a causa di una forte tempesta. La nave non fu mai trovata, mentre Theodosia, che probabilmente annegò o venne uccisa, lascia dietro di sé un profondo mistero. Nel 1869, il dottor William Poole venne chiamato da un povero pescatore di Nag's Head, nel North Carolina, affinché si occupasse dell'anziana moglie malata. Il medico consigliò alcuni trattamenti per alleviare il dolore della donna, che non aveva però speranze di guarigione. Il pescatore ringraziò il medico donandogli un ritratto ad olio che disse di aver trovato sulla spiaggia nel 1821. Il medico si accorse subito che non si trattava di un quadro qualunque, ma di un'opera di grande valore e raffinatezza. Incuriosito, il dottor Poole fece delle domande al povero anziano, il quale disse che, quando trovò il quadro, questo era tra le mani della giovane raffigurata sul quadro. La giovane donna non aveva alcun ricordo di chi fosse o da dove venisse e l'unico elemento in suo possesso era il ritratto, che lei non voleva cedere a nessuno. Disse anche che la donna, nonostante avesse ricevuto le cure del villaggio, morì poco dopo e l'unica persona a cui volle cedere il quadro fu la moglie del pescatore. A questo punto la storia sfocia in leggenda. Si dice infatti che nel momento in cui il pescatore diede il quadro al dottore, la moglie malata si alzò dal letto e glielo strappò di mano, dicendo frasi sconnesse. Successivamente l'anziana raggiunse il mare, che quel giorno era in burrasca, e sparì tra le onde. Il suo corpo non venne mai trovato. Due giorni dopo, su quella stessa spiaggia, riapparve nuovamente il quadro, questa volta con una scritta sul retro, ovvero Theodosia Burr Alston 1783-1821. Da quella scritta si risalì all'identità della donna del quadro. Oggi il ritratto di Theodosia Burr è esposto nella biblioteca di Lewis Walpole a Farmington, nel Connecticut. La leggenda vuole che lo spirito di Theodosia Burr appaia sulla spiaggia, vicino a Nag's Head, alla ricerca del suo quadro. C'è chi dice che appaia nei pressi della piantagione del marito, nella Carolina del Sud, dove viveva prima di salpare. Infine, alcuni turisti giurano che il volto rappresentato nel quadro cambi spesso espressione e segua con lo sguardo chi si sofferma a fissarlo.